Yo, bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo di nuovo a Bologna ad assaggiare, a provare il miglior pollo di Bologna. Com'è? Oggi alla scoperta del miglior pollo qui a Bologna abbiamo mio fratello Manuel. Ciao ragazzi, guardate che drip. Guardate che fa. Oh, ma mostra un po' di drip. Guardate che drip, ragazzi. Facciamo un bel giro, guarda che drip. Non è un gioco qua. Ok ragazzi, siamo in macchina che siamo per partire e i tre posti dove andremo a assaggiare, dove abbiamo visto più recensioni positive a Bologna, sono Quebracho, che dovrebbe essere un ristorante barra una rosticceria messicana a base di solo pollo, Chicken Taste, che a Bologna va veramente molto, più fast food, molto più simile a KFC. Ovviamente a KFC non ci andiamo perché, essendo già stati per 24 ore, KFC già sappiamo dov'è, e alla fine di questo video posizioneremo i nostri vari ristoranti che andremo a sentire, andremo ad assaggiare. Come primo posto dove andremo a visitare andremo da Quebracho, come secondo posto andremo da Chicken Taste, come terzo posto andremo da Pollo d'Oro e andremo a scoprire se magari c'è questo pollo d'oro. Chi lo sa ragazzi, rimanete fino alla fine per scoprire se ci sarà il pollo d'oro. Manuel, allora? Cosa ne dici? Bene, siamo arrivati allora, finalmente. Finalmente siamo arrivati, sì, ragazzi. Siamo appena arrivati a Pollo alla Brasa. Adesso entriamo e vediamo. Subito la presentazione, diciamo che è molto molto buona, perché mi piace questa bella entrata, il pollo bello in grande e il pollo bello in vista. Entriamo. Questo pollo intero, 4 persone mangio questo. Lì c'è pollo, riso e verdure più due salse. Questo comunque 4 di pollo per una persona, 8 euro. Questo stesso riso, pollo, parte, due piatti, ce l'ha tatto via, unico piatto, 14 euro. Prendi questi due piatti, coscia a coscia, o mangia bene una persona, che mangia tranquillo. Eccoci qua ragazzi, l'assaggio. Manuel ha preso un quarto di pollo con solo delle patatine. Io invece ho preso un amigo, ok? Ho preso un amigo e l'amigo comprendeva del riso bianco, un quarto di pollo e delle patatine più le salse, che adesso andremo a mettere sopra il nostro pollo col riso e assaggeremo. Manuel, com'è? Bene, si buono. Mangia. No, ma è tranquilla. Corri, vai a far culo, vai. Ok. Allora Manuel, com'è andata? Bene, finalmente abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato, sì. Questo primo pollo alla brasa è andato bene. Adesso andiamo al prossimo fast food e poi alla fine tireremo la nostra conclusione. Ragazzi, siamo appena arrivati da Chicken Taste. Guardate un po' chi c'è.
c'è Pierino. Bene, ragazzi, Pierino, che come quando si parla di cibo è sempre c'è presente. Sempre. E poi qua ci sono i ragazzi di Bolo. Mamma mia, guarda che drip! Oh. Ma che drip! Qua a Bologna non scherza, è Ronda Sosa, ci fa. Vediamo! Com'è questo pollo secondo te? Com'è questo pollo? Questo pollo qua si scherza. Questo pollo qua incredibile. Oh, Sara, ciao. Pausa Sara, dove stai? Grande, bene, te? Mamma mia. Però non è il massimo, entrare e avere sacchi da spostatura qui non è il massimo. Da dove entri? Ciao. Com'è? Era buono? Sì. Sì? Da una alla bocca della legge. Da 1 a 10? 10. Davvero? Grande, grande. Sì, mettimi tutto per favore. Prendo una panna. Ok ragazzi, questo è quello che siamo riusciti a prendere. Io ho preso un bel rice biryani, un po' di verdure. Io sono a dieta, onion rings raga, che non fanno solo qui, però qui secondo me fanno le più buone di Bologna raga. Oh, patatine sono buone. Patatine buone. Più buone qui o al Mac? Sai che sono indeciso, perché sono strano, sono saporito. Assomiglia ragazzi visivamente a quello del KFC. Sì, come impanatura è molto simile. Anche come gusto. Ok ragazzi, abbiamo appena finito di mangiare qui al Chicken Taste e Manuel non ha preso niente perché Manuel è pieno. Buonissima. Pierino purtroppo, visto che comunque sia, deve anche andare a mangiare tra poco a cena fuori. Si è dovuto contenere. Però ragazzi, diciamo che non è andata male tutto sommato. Qualità c'è. Sì. Salutate il mio fratello. Va bene. Certo. Come si chiama? Zaccaria. Zaccaria. Ciao Zaccaria. Ciao Zacca. Mi raccomando, mangia tanto riso col pollo. Soprattutto pizza all'ananas. No. Forza Juve. No. Forza Juve. Forza Juve. Ciao, prego. E ragazzi, ha dell'incredibile quello che è appena successo. Stavamo camminando verso la macchina per recarci da Pollo d'Oro e tre nostri amici ci hanno fermati. Abbiamo raccontato che stiamo girando Bologna alla ricerca del pollo migliore di Bologna e ci hanno fermati subito e ci hanno detto: ragazzi, il migliore è assolutamente da Chicken Grill. Da come ce l'hanno descritto, ragazzi, ci hanno fatto venire una fame, ci hanno fatto venire una voglia assurda. Hanno detto che il miglior pollo di Bologna si trova da Chicken Grill e fanno anche il riso col pollo. Quindi ragazzi, stavamo andando direttamente dal Pollo d'Oro, quindi arrivati a questo punto mi sa proprio che io e Manuel ci recheremo prima di andare dal Pollo d'Oro da Chicken Grill. Ragazzi, ecco quello che abbiamo ordinato qui dal Chicken Grill e ecco quello che mangeremo per la nostra terza cena. Io ho preso riso biryani con pollo al forno, col pollo speziato al forno e un po' di verdura. Ok, invece qua ho voluto prendere del pollo fritto, un po' per comparare agli altri che abbiamo mangiato oggi. Ok,
Manu invece ha preso un bel hamburger di... cos'è? Che hamburger è, fratello? Non so, Che hamburger è? Marsa... non so. Auguri. Auguri. Ragazzi, siamo appena usciti dal Chicken Grill, siamo un po' spiazzati, nel senso che ci ha molto delusi, ci aspettavamo fosse molto meglio. Per come ce l'avano descritto, sembrava molto... vabbè, non posso dire altro perché nella recensione generale, finale, che faremo, vedrete e saprete dove sarà collocato Chicken Grill. Direi che siamo abbastanza delusi, ecco, vero Manu? Sì, è vero. Siamo abbastanza purtroppo delusi. Sì, siamo... non ce l'aspettavamo, è stato un duro colpo per noi questo. Quindi ragazzi, non ci rimane che andare dall'ultimo ristorante che ci manca e vedere se hanno il pollo d'oro. Andiamo, Manu. No, andiamo. No, ragazzi, siamo arrivati qui dal pollo d'oro, però purtroppo l'abbiamo trovato chiuso. Perché siamo arrivati troppo tardi, non lo sapevamo, ma questo posto chiude alle 9. Pensavamo che chiudesse un pochino più tardi, sono circa le 9 e mezza e ha già chiuso, quindi non ci rimane che tornare domani. Quindi ragazzi, a domani. Yo, eccoci qua di nuovo ragazzi, siamo ritornati a San Lazzaro. Siamo sempre con Manuel, sì. E oggi c'è anche Michael laggiù in fondo. Ciao, qua. Finalmente il pollo d'oro, ragazzi, è aperto. Ok, oggi è aperto e siamo carichi, siamo pronti, siamo curiosi di scoprire se qua dentro fanno il vero pollo d'oro. Mi hanno detto che qua fanno il pollo d'oro, è vero o no? È vero? Questo pollo è migliore. Questo è il pollo migliore. Allevato, wow. Campese. Pollo campese Amadori, allevato all'aperto. Bene ragazzi, noi facciamo solo pollo a patate di alta qualità. Di alta qualità, qua ragazzi avete sentito? Qua c'è solo dell'alta qualità, Qua abbiamo solo dell'alta qualità. Guardate come brilla questo pollo. Guardate. Molto 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 bene. Patate bio a pollo tutti bio. Questo certificato tutto, Noi facciamo solo pollo a patate di alta qualità. Questo Amadori, prima qualità di Italia. Avete sentito ragazzi? Pollo Amadori, prima qualità d'Italia, non ce n'è. Non ce n'è il pollo che non è d'oro. Ma non ce n'è del pollo che non è d'oro. Manuel. Sì, ragazzi. Manuel. Com'è? Tu devi assaggiare. Ragazzi, stiamo per assaggiare il pollo d'oro. Pollo questo. Taglio metà, va bene quattro parte. Va bene, va bene, va bene, va bene. In quattro parti, fai in quattro parti. Ragazzi, sto per assaggiare il pollo d'oro. Qualche volta, quest'ora non la trovi anche una patata, capito? Sì, sì. Hai fortunato che trovi poi. Ieri siamo venuti, però era... Ieri chiuso. Wow ragazzi. Purtroppo era chiuso. Veramente buoni, anche veramente assaggi patata. Assaggiamo anche la patata, ragazzi, perché la patata è importante, ragazzi. Questo è tutto guardate, mio, guardate la patata. Tu prende le due. Prendi un'altra, te l'ho fuori. Tanto lo mangiamo. Wow. Aspettate, ragazzi. Wow. 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 Sono andato con la patata, va bene? Wow. Wow. È perché si sta prendendo. Wow. Sì, sì. Top, ragazzi. È buono. Come dolce, come morbido. Wow. Mm.
spacca spaccoso. Come ti chiami? Malì, ti ringraziamo. Anche voi. Noi adesso andiamo a casa, assaggiamo questo meraviglioso pollo e ti facciamo sapere, va bene? Guavo. Grazie mille, Malì. Ciao. Ciao, Malì. Bene, ragazzi. Allora, abbiamo preso il nostro pollo. Purtroppo non potevamo mangiarlo lì per forza di cose, perché non dovevamo andare a sedersi. Quindi adesso andiamo a casa, e dare i verdetti finale di questo mangio il miglior pollo a Bologna. Let's go! Eccoci appena arrivati a casa, ragazzi, siamo qui, siamo appena arrivati e non vediamo l'ora di assaggiare questo magnifico pollo d'oro. E anche lui è carico di assaggiare questo pollo d'oro, ragazzi. Manuel, secondo te com'è? Secondo me sarà buono, dai. Sarà buono, allora. Però non perdiamoci in chiacchiere e assaggiamo questo meraviglioso pollo. Apriamo questo nostro pollo. Wow, ragazzi. Wow. Vediamo quali dei ristoranti in cui siamo stati sarà stato il migliore. Ragazzi, dopo essere stati in ben 4 ristoranti eletti top nella loro categoria, è arrivato il momento di emettere un verdetto. Parto nel dire che in questi 4 ristoranti dove siamo stati non abbiamo mangiato male, però ci sono un po' di cose da dire, ci sono un po' di cose da commentare. Partiamo subito con la classifica. E secondo la mia classifica di questi 4 ristoranti in cui siamo stati, per me e poi il mio socio Manuel condividerà, al quarto posto io metto Chicken Grill. Perché Chicken Grill? Innanzitutto Chicken Grill inizialmente non rientrava tra le top che avevamo citato a inizio video. Mentre stavamo andando in macchina per recarci subito da Pollo d'Oro, abbiamo incontrato 4 nostri amici, gli abbiamo raccontato dell'esperienza che stavamo filmando e ci hanno assolutamente detto di andare a provare Chicken Grill perché era uno dei migliori in assoluto a Bologna. Presi da questo consiglio siamo andati da Chicken Grill sperando fosse così. Così non è stato, perché ci ha veramente delusi. È vero, Manuel, sì, che ci ha completamente delusi, ragazzi, quindi Chicken Grill assolutamente al quarto posto di questa classifica. Secondo me è, diciamo, la versione mancata di Chicken Taste, quindi Chicken Grill bocciata, assolutamente bocciata. Andiamo subito al terzo posto di questa classifica. Al terzo posto io piazzo Cue Bracio, pollo alla brasa. Piazziamo Cue Bracio perché secondo noi il pollo non spiccava come sembrava e come poteva apparire. Quindi al terzo posto di questa classifica piazziamo Cue Bracio, anche se il riso di Cue Bracio in assoluto è il più buono. Andiamo subito al secondo posto, ragazzi, di questa classifica del pollo migliore di Bologna. C'è stata un po' di indecisione perché parliamo veramente di 2 fast food veramente top. Però una su tutte forse ha meritato un qualcosa di più. E al secondo posto di questa classifica piazziamo Chicken Taste.
Chicken taste, perché chicken taste? Pensiamo a chicken taste perché secondo noi è molto 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 buono, meritava anche il primo posto, però a livello di qualità di pollo e sapore forse leggermente peccava qualcosina, però ragazzi è assolutamente a livello ed è buonissimo. Ci tengo a dire che in questo video, ovviamente, come avrete potuto vedere, siamo andati a provare sia il pollo fritto e il pollo arrosto, però ho cercato in questo video di andare a fondo e cercare di trovare quel qualcosa in più a livello proprio di sapore. Questa è una classifica in base a il pollo che io reputo più buono, e se volete un video più nello specifico di questo fatemelo sapere nei commenti. Se volete che io vada a provare solo pollo fritto a Bologna, scrivetelo nei commenti, e se volete invece che faccia un altro video solo pollo arrosto a Bologna, anche questo scrivetemelo nei commenti. Al primo posto di questa classifica vince pollo d'oro, rosticceria pollo d'oro. Perché vince pollo d'oro? Uno, per la qualità del pollo, che ha una qualità veramente superiore alle altre. Due, perché è veramente veramente buono, anche i contorni sono buoni e i prezzi sono buoni alla portata. Quindi ragazzi, questo video si conclude qua. Pollo d'oro è il miglior, secondo noi è il miglior pollo provare. Ce ne sono ovviamente della stessa categoria che magari non siamo stati oppure non siamo riusciti ad andare a provare. Se ne conoscete di più buoni, o se ne conoscete di rosticcerie oppure di fast food dove fanno il pollo buono a modo a Bologna, scrivetemelo nei commenti e magari in prossimi video li andremo a trovare e andremo a vedere se a Bologna esistono o c'è un pollo migliore di pollo d'oro. Detto ciò, io e Manuel vi ringraziamo per questo video, ragazzi. È tutto, ci vediamo ai prossimi video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina e stare pronti per nuovi video, nuovi contenuti. È tutto, noi vi ringraziamo e ci vediamo in un prossimo video allo studio. Dai, dai, tiro due sbelle, porca puttana. Dilli qualcosa, da dove vieni? Marocco. No. Tu ce la faccio la marocchina, fra. Ce la faccio la marocchina. Marocco. Sei serio? Dillo una cosa di marocchina. Le hue. Marocchina. Dove era marocchino? Marocchino nero. Porca puttana. Fatto male. No, fatto bene. 8, 9. Preferisci questo o McDonald's? Questo? Davvero? Del McDonald's? Questo o KFC? Questo. Merda. Bene.